Eccoci qui, buongiorno a tutti, sono il dottor Roberto Pasero, psicologo psicoterapeuta, chi mi segue sui miei canali social già mi conosce e stasera ho il piacere di ospitare il signor Andrea Mainardi, ciao Andrea, che Ciao, buonasera a tutti. è il coordinatore del gruppo di autoaiuto Disturbi d'ansia di Genova. E stasera ci parlerà appunto del nostro gruppo di autoaiuto. Andrea, ci vuoi partire parlandoci di come è nato l'idea del gruppo? Sì, molto volentieri. L'idea del gruppo nasce intorno a 4-5 anni fa. Da semplici dialoghi fra me e il dottor Pasero sull'opportunità di poter avviare un'iniziativa del genere a Vigevano. Normalmente nelle città ci sono gruppi di automutuo aiuto per quanto riguarda i problemi legati all'alcol e cose simili, e noi abbiamo pensato di poter realizzare una cosa simile anche nei confronti dei disturbi legati all'ansia, al panico e correlati. Con la collaborazione della Biblioteca Mastrali di Vigevano abbiamo potuto realizzare questa iniziativa che aveva luogo soprattutto, anzi in maniera fissa, al lunedì, avendo a disposizione uno spazio fisico, una stanza, ecco, all'interno della biblioteca e di uno spazio temporale, dalle 17:30 alle 19:00, abbiamo iniziato appunto questa bella iniziativa che ha visto una partecipazione discreta. Bene. Andrea, ci vuoi dire quali sono gli scopi del gruppo di autoaiuto? Sì, gli scopi di un gruppo di automutuo aiuto sono sostanzialmente quelli di porre dinanzi a se stessi persone con lo stesso, chiamiamolo, disagio, problema, e prima di tutto rendersi conto che non sono i soli ad avere questa problematica, ma ci sono effettivamente e concretamente altre persone che magari con diverse sfumature, con diverse modalità, però condividono di fondo queste determinate problematiche. E soprattutto la finalità è quella di potersi aprire, parlarne liberamente, ecco, di questi problemi legati all'ansia, perché spesso, anzi nella quasi totalità dei casi, non si ha l'opportunità di poterne parlare, per vergogna, per stigma, per tante ragioni, ecco, per imbarazzo, e quindi magari con gli amici o ancor più in famiglia non ci si apre, ecco, all'esternazione di questi problemi. Mentre in un gruppo di automutuo aiuto tutti sono allo stesso livello, tutti sono uguali e tutti hanno qualche cosa di simile da raccontare. Quindi ecco che ognuno aiuta se stesso aiutando gli altri e aiuta gli altri aiutando se stesso. E questo è il bello della mutualità, è il principio della mutualità. Certo, è una bellissima frase quella che hai detto, aiutare gli altri aiutando se stessi e viceversa. Senti, ci vuoi dire nella pratica qual è la modalità di intervento all'interno del gruppo, come si svolge e qual è il tuo ruolo all'interno del gruppo? Sì, il ruolo del coordinatore o moderatore è sostanzialmente quello di far rispettare
quelle poche, semplici ma fondamentali regole che vigono all'interno di un gruppo di questo tipo, e sostanzialmente quello di concedere lo stesso tempo ai vari partecipanti. Normalmente un gruppo per essere avviato ha bisogno di almeno 5-6 partecipanti, fino a un massimo di 8, non di più, ecco, perché poi insomma è proprio per consentire che le modalità siano rispettate, è giusto che i numeri siano più o meno quelli, ecco. Poi fondamentale è far mantenere la riservatezza, ovviamente, di quello di cui si parla, delle proprie esperienze, delle proprie esternazioni, e che nessuno prevarichi in nessun modo su qualcun altro. E sostanzialmente, ecco, è questo. Il moderatore si occupa di tener conto di queste piccole regolette, ma alla fine è sostanzialmente un pari, ecco, di tutti gli altri partecipanti. Ed anch'esso, magari proprio per primo, a volte, come si suol dire, per rompere il ghiaccio, inizia esponendo la propria esperienza, il proprio percorso e insomma le modalità con cui ha affrontato i suoi problemi legati all'ansia, al panico e cose del genere. Ok, vengono trattati tutti gli disturbi d'ansia oppure sono alcuni casi specifici? Insomma, vengono trattati i disturbi d'ansia tra i più diffusi, ecco, che possono essere quelli di ansia anche generalizzata oppure di ansia sociale, difficoltà appunto a trovarsi in luoghi frequentati da molte persone, oppure problemi legati al disturbo ossessivo compulsivo. Poi lo stesso può essere anche in una forma particolare che si dice pura, dove c'è solo una componente, diciamo, ossessiva a livello di pensieri martellanti e intrusivi. Ed ecco, sì, insomma, vengono affrontati soprattutto queste tipologie di disturbo. Ok, e quali sono le modalità di accesso al gruppo? C'è un colloquio preliminare, ci si può contattare virtualmente? Finisco questa domanda a quest'altra. Ai tempi del Covid, visto che i gruppi non sono molto ben visti per ovvie ragioni, come si può realizzare un gruppo e come si può tenere? Sì, allora, le modalità di contatto sono, la tecnologia fortunatamente ci viene incontro di questi tempi, e insomma sui canali Facebook, sulla pagina Facebook ci sono sia l'indirizzo mail del dottor Pasero, così come il numero di telefono, e quindi può essere assolutamente contattato per appunto un dialogo preliminare per capire, ecco, se la persona rientra nei canoni, nei disturbi elencati poco fa, ecco, oppure se può essere in diversa maniera per mitigare o per cercare di curare il proprio disagio. Ai tempi del Covid le cose si complicano un po' perché gli uffici pubblici, quindi la biblioteca non si può utilizzare, non si può raggiungere, ma appunto le nuove tecnologie ci offrono l'opportunità
di mantenerci in contatto come stiamo facendo adesso, no? Con una sorta di videochiamata, di videoconferenza multipla che si può realizzare con l'applicazione Zoom oppure con l'utilizzo di Google Meet che fa parte, insomma, è già presa nel Nel tutto ciò browser, che sì, è quella che stiamo usando adesso. infatti quella che stiamo utilizzando in questo momento e appunto previa organizzazione di un momento di disponibilità per tutti, un giorno, un orario, una cosa, un'organizzazione di questo tipo si può realizzare benissimo anche in questo modo. Un po' come fanno i ragazzi a scuola oggi per le lezioni a distanza, con i loro professori. Perfetto, quindi direi che abbiamo dato tutte le informazioni nel caso. Io l'unica cosa che posso aggiungere per quanto riguarda me personalmente è che di solito questi gruppi qua hanno una sorta di colloquio preliminare che, ok, per quanto riguarda il gruppo a cui partecipo lo faccio io, ma potrebbe anche essere un'altra persona a farlo, perché è importante che all'interno del gruppo vi siano appunto persone che abbiano disturbi d'ansia, ma il più possibile simili, perché altrimenti se le problematiche sono troppo diverse diventa difficile far sì che i pazienti abbiano un effettivo confronto con persone che poi risulterebbero troppo diverse da loro. Quindi questo è per quanto mi riguarda, i miei contatti ci sono, lascio anche i tuoi, perché alla fine è abbastanza indifferente chi chiamo, e niente, direi che abbiamo dato tutte le informazioni necessarie, e questo video verrà caricato sulla pagina Facebook, quindi giusto per dire che noi abbiamo, c'è anche una pagina Facebook, che ogni tanto mi ha aggiornata, non con una regolarità, comunque ogni tanto mi ha aggiornata, e che seguiamo entrambi, quindi direi che va bene così. Io ti ringrazio molto Andrea per la tua disponibilità e Grazie ci incontreremo a presto virtualmente o chissà, magari mille a te, grazie. Speriamo fisicamente, al anche di momento persona se usciamo speriamo. dalla zona rossa a breve, si spera. Grazie e buona serata. Grazie mille ancora, arrivederci.